Attenzione, in questo video tratteremo il tema dei DCA, ovvero dei disturbi del comportamento alimentare. Se sei sensibile a questa tematica o ritieni che affrontarla potrebbe crearti disagio, ti consigliamo di fermarti qui. Ricorda che, se ti trovi in difficoltà, puoi rivolgerti a un professionista e chiedergli supporto. Abbi cura di te. Benvenute e benvenuti a Crime Out, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Silvia. Ciao, io sono Sara. Ciao, io sono Carlotta. Ciao No? Carlotta. Sì, certo. Sì, Sei sì. l'ospite di questa sera. Ok. Stasera abbiamo un ospite, appunto Carlotta, che ci segue da un po' e ci ha proposto per messaggio di poter raccontare attraverso il canale la storia di Mariolini Marco, giusto Carlotta? E allora ti chiedo, come mai hai avuto quest'idea? Da come ti arriva questa proposta? Insomma, perché sei ossessionata e perché ti piace questo caso? Ti piace ovviamente con le dovute pinze, essendo un caso di Esatto, cronaca nera. super mega pinze, sì, perché ho notato che non se ne, secondo me non se ne è parlato abbastanza. È comunque un caso particolare, perché anche lui si definisce in una maniera particolare che è anoressofilo, quindi ha a che fare con, insomma, con disturbi alimentari, con un livello di indagine psichiatrica e psicologica che secondo me, senza scusanti nei suoi confronti, comunque è stato un pochino carente. È un personaggio particolare e quindi mi ha sempre incuriosito. È una storia degli anni, di fine anni 90, ero piccolina, una bambina, però ho dei ricordi di questo Quindi caso. ti è Poi voi rimasto siete anni impresso fin 70, quindi dall'infanzia. Grazie. sì. Abbastanza particolare. È Sì, estremo. Poi molto. credo che la foto che accompagnerà questo podcast sarà quella sua più famosa, cioè l'intervista dalla Liosini, dove vedremo che avrà metà faccia rasata e metà no. Come poi ha fatto Esatto. ultimamente, tra l'altro, Tamberi, che Sì, ha avuto. esatto. Facendo passare Ha fatto parecchi delle brividi lungo vibes, la schiena. Sì, esatto. esatto. Aiuto. Chissà perché l'ha voluto fare Infatti poi. era inquietantissimo per questa cosa. Sì, comunque condivido con te Carlotta, è una storia molto estrema perché si raggiungono dei picchi di Dei picchi assurdi sia per di sì. ossessione, parafilie, che però anche di manipolazione grave, pericolosa, sia economica che insomma, che mentale e sociale. Insomma, sì, è abbastanza estremo per tutto. C'è Questo tutto. è un esempio proprio di individuo socialmente pericoloso. Cioè, questo Pericolosissimo. e lui ne è pure cosciente. In un certo. Cosciente, coscientissimo, sì, assolutamente. Ha scritto un libro che parla praticamente solo della sua pericolosità, quindi assolutamente consapevole. Ok, quindi non indugiamo oltre e raccontiamo la storia di Marco Mariolini. Quindi a te la parola, Carlotta. Ok, grazie. Ascolta, se volete parto con una descrizione proprio di un evento in particolare che accade a metà degli anni 90. Abbiamo una coppia in un ristorante, sono seduti a un tavolo, insomma, lui mangia tranquillo il suo piatto, mentre la ragazza, che ha l'apparenza molto carina, però anche molto magra, sta bevendo un tè caldo. E ad un certo punto succede che mentre lui si allontana per andare al bagno, la donna, che in quel momento è sola, chiama il cameriere e or ordina per lei un piatto di qualcosa. Saranno degli gnocchi. In questo caso, il piatto arriva e la donna inizia a mangiare con foga, voracità, come se davvero non mangiasse da settimane. Mentre lui dall'altro canto è scioccato da questa voracità, da questa azione, e sembra anche molto arrabbiato. A niente servono le urla dell'uomo che tenta di strapparle il piatto, di darle dei ceffoni. A un certo punto inizia a inseguirla dentro tutto il locale, dentro tutto il ristorante, finché lei non arriva in cucina. Più o meno cerca aiuto, ma lui la strattona e la riporta a sedere nel tavolo, senza ovviamente il piatto. Sembra una scena assurda, perché detta così sembra quasi da film, non so. La cosa che a me mi ha stupito, ascoltando le interviste, leggendo il libro, è che nessuno sia intervenuto alla vista di questa Infatti è rissa. assurdo. Cioè, Nessuno è veramente la scena intervenuto. da film probabilmente ti pietrifica, però
Però sì, esatto, c'è da dire che è una cosa così strana che ti prende completamente alla sprovvista. Io avrei pensato fosse una roba teatrale, non so se sapete che in alcune Sì. città d'Europa capitano delle situazioni di fronte ai bar, di fronte ai locali, in cui degli attori messi d'accordo, come potrebbe essere un flash mob, Sì, banalmente, no? esatto, Poteva sì. essere quasi una pista teatrale, e invece. E quindi magari rimani basito, sì, Certo, non sai poi se sono stati reagire, se chiamati continui. ovviamente, sono stati chiamati subito dopo Sono, comunque, cosa è successo? sì. Però loro dopo sono tornati a casa. Cioè non mi sembra di aver letto da nessuna parte che sia arrivata la polizia nei carabinieri. Potrei dire No, onestamente, però. perché al di là del fatto che sicuramente non è bello trascinare via una persona che sta cercando di mangiare da un piatto, però probabilmente non c'era neanche stata un'escalation di violenza tale da allarmare al punto da chiamare le forze Da dell'ordine. chiamare le Magari forze poteva dell'ordine. sembrare una scenata tra una coppia che, diciamo, un po' Insomma, se disfunzionale. la smazzano fra loro e nessuno si mette Esatto, mai. sì. Poi Esatto. se ne vanno, se ne escono dal locale, chi si è visto, si è visto. Sembrava così. Non so se avete visto la ricostruzione, o si trovano delle ricostruzioni, forse c'è anche il film, anzi no, c'è anche il film di Matteo Garrone, si chiama Primo Amore, e la scena è interpretata bene, insomma. Visto che hai citato, cioè, questo film, poi ci stiamo basando sull'intervista alla mitica Sì, Liusin di Storie allora mica, sì. Maledette e al libro. Quando tu parli del libro, è il libro che ha scritto proprio Marco Mariolini stesso. Marco Mariolini, Ok, quindi. sì, mi sono basata tantissimo sul suo libro, anche perché è autobiografico e molte delle cose che ho trovato sul libro non si trovano da altre parti, quindi comunque, vero o non vero, mi sono basata su quello che dice lui, sia per il racconto di aneddoti che sulla sua bio, insomma, da quando era bambino. Quindi ci fidiamo? Non lo so. Allora, nasce a Pisogne, in provincia di Brescia, che io personalmente non conosco, però è Lago d'Iseo orientale. Ovviamente è un assassino, un femminicida, che appunto, come dicevo, si è autodefinito un anoressofilo, che quindi nel suo libro autobiografico dicevo che ha scritto all'inizio del 97, chiederà di essere fermato prima di uccidere involontariamente qualche donna. Cioè, aveva già il grido d'aiuto, era già scritto, veramente. Esatto. Il libro esce nell'aprile del 97, appunto chiede di essere fermato. L'infanzia non è terribile, come si può pensare di gran parte degli assassini, seriali o non, però trascorre i primi anni della sua vita dai nonni, e le motivazioni sono come sempre quelle della mamma, che era una donna, a suo dire, ossessivo-compulsiva, con una fissazione per le pulizie domestiche che non gli faceva passare, insomma, una gran bella vita, bella infanzia. Di contro il padre, invece, una personalità molto debole che subiva passivamente tutte le sfuriate e gli isterismi di questa mamma. Lui racconta, ma non ho trovato da nessun'altra parte, che la mamma alla Michael Jackson l'abbia tenuto fuori dal balcone per i piedi, minacciando di farlo cadere giù. Sì, Cioè, è questa vero, l'avevo sentita anch'io questa. l'avevi sentita anche tu, che Sì, okay. Lui lo sì. racconta, ma sembra che lo racconta quasi in maniera onirica, non so come spiegarlo. Non ha proprio un vero ricordo, sembra una roba raccontata, sai, da bambini che ti raccontano delle robe che facevi o che sono state fatte, non Sì. lo so, quindi non so dirvi se sia vero o Soprattutto è meno. successo prima o dopo che lo facesse Michael, cioè lui l'ha detto prima o dopo che lo Lo facesse Michael so, Jackson, perché non sai. è vero. Non lo so, però aiuto. Cioè, lui comunque questa, anche se non ha un perfetto ricordo, cioè, se la racconta come trauma, ok? Cioè Che è quasi un po' strano, inconsciamente, è molto strano. perché se l'ha fatto, evidentemente doveva essere molto piccolo. In linea teorica, prima di una certa età non dovresti ricordarti nemmeno i traumi, in linea teorica. In teoria Non no, così bene, diciamo, magari no, li infatti. ricordi a livello inconscio, ma non è che li riesci a visualizzare. Comunque, che sia No. traumatico, che sia una persona con diversi traumi, Questo è sicuro. ma ok. Poi, come siano arrivati, ma che non sia, che sia una persona altamente disturbata, è evidente, insomma. Non Sì. so se è evidente fin da subito, ecco. Però in effetti grossi traumi, almeno da quello che ho trovato, non ce ne sono. Per dire, tale serial killer è caduto, si è spaccato la testa, ha una protesi di ferro nel cranio e non si sa i danni a lungo termine. Lui, a parte questa
parte, non senza sminuire la gravità della situazione, però a parte questa minaccia di caduta, non questo capisco sventolamento dal assolutamente niente. balcone, Questo sai che devo. sventolamento, bandierina. Esatto, sai che Sembra devo ogni fare. tanto devo intervenire e dire qualche cagatina, no? Sembra che non No. sia successo niente, vabbè, comunque. Sembra che in realtà quello che l'ha traumatizzato di più, almeno così avevo percepito io, fosse proprio questa ma mania di controllo della madre. Sì, È esatto. questa la cosa che pare più l'abbia segnato. Si capisce che non ha grossa stima né della mamma né del papà, che reputa una persona proprio debole, che non si sapeva imporre, che era sempre fuori per lavoro, e loro erano in balia di una donna che fondamentalmente piangeva tutto il giorno con una Perché grossissima aveva depressione. fratelli lui. Lui Lui. infatti alla seconda gravidanza della mamma, lui viene spedito proprio come pacco prioritario dai nonni, perché la mamma non riusciva a gestire lui, che a quanto pare era un bambino abbastanza movimentato e turbolento e piagnone, e la mamma si fa aiutare dai nonni e lo spediscono in questa casa, mi sembra proprio al lago, e lui ha dei ricordi bellissimi di questo momento in cui non c'era la sua mamma. Sì, quindi potrebbe esserci un fondo di verità, nel senso che lui si sentiva forse soffocato dal controllo materno, ma non tanto magari verso di lui, quanto verso appunto il fatto che tutto debba essere in ordine, realizzato in un certo Esatto. modo. Poi c'era Sì, stato l'arrivo parla proprio comunque di. della sorella o un fratello avuto. Una sorella di cui parla molto Ok. bene, insomma, una ragazza reale che si realizza nel corso della sua vita. Che Sì, appunto, questo dire? forse è dimostrazione che non è che debbano per forza esserci grossi traumi, anche perché appunto No. i disturbi che poi manifesterà lui da adulto sono prettamente appunto parafilie, cose, Esatto. cioè disturbi proprio mentali che cioè, per forza sono lì. Cioè, sicuramente lui non è che si è scelto questa cosa, eh. No, infatti. Puoi Non scegliere c'è come nessuna. gestirla e se si riesce a gestirla. E qua è confine, eh? E non è una, cioè, no, nel senso, non è una vittimizzazione. Lui, appunto, è la No. dimostrazione che, adesso spoileremo troppo, però, appunto, in qualche maniera si è fatto vedere: io sono così, sono pericoloso, eccetera, eccetera. Cioè, questo anche mi ha colpito Mi tanto. sembra sempre una roba molto egoriferita, cioè consapevole di essere abbastanza intelligente, cioè abbastanza sopra la media, quindi e tra l'altro indaga tantissimo su trascorsi e su quanto la psichiatria debba più o meno fare nei confronti delle parafilie in generale. Cioè, insomma, È uno studioso di se stesso, sì, beh, sì, ha scritto un si è libro su di trovato lui, quindi. esattamente. Proprio si disse in se stesso, perciò boh, sì, non è, insomma, non è un serial killer, cioè non è il tipico serial killer con dei traumi gravi e reiterati nel corso degli anni, insomma, non lo so, per me è un po' diverso, non so se voi avete la stessa. Sì, ma io direi che potremmo fare una valutazione finale su di lui quando arriveremo al Esatto, punto infatti, della ma non storia. siamo ancora arrivati ai punti Sì, no, chiave. non Stiamo capiamo, si erano lanciando vari cose. indizi, alla fine potremmo provare appunto a metterli tutti insieme come in un puzzle. Certo, ok. Continuo allora con la preadolescenza. Dice che non facesse troppa distinzione tra maschietti e femminucce, ma dice di ricordarsi bene di una predilezione sempre comunque per dei fisici magri e sottilissimi. E infatti, nelle prime compagnie di amici, quindi adesso siamo proprio in adolescenza, le sue attenzioni erano sempre, sempre indirizzate verso le ragazze più magre della compagnia. Fino ai 19 anni, nonostante lui comunque si definisca una specie di Adone, perché è tanto convinto Ah, di se stesso, di quanto era bello darmelo da anche se giovane. non siamo psicologhe, psichiatre, psicoterapeute, però lui è stato periziato e mi sa che del narcisismo è venuto fuori, Hai giusto? voglia. quindi non lo Un possiamo Adone. dire. Era impossibile di non avere delle ragazze, perché comunque lui si sentiva molto bello, okay? Viva l'autostima. Però Sì. fino a 19 anni, appunto, non riesce ad avere nessuna relazione, né sentimentale né tantomeno sessuale, finché non incontra una donna, che si chiama, una ragazza, insomma, che si chiama Lucia.
hanno i primi approcci, insomma, molto, molto giovani, e quando si arriva al rapporto sessuale lui rimane molto, molto deluso, perché vedendola nuda la definisce una grandissima finta magra, perché le sue ossa non si vedevano, ma si sentivano solo al tatto. Lei pesava 46 kg per 1,65. Per lui falsa magra vuol dire Falsa avere, magra. sì, avere qualcosa attorno alle ossa, fondamentalmente. Sono tematiche che ovviamente noi adesso, perché conosciamo la storia e quindi ne stiamo parlando anche, sembra in maniera superficiale, ma in verità questo è un episodio molto anche difficile per le tematiche appunto legate ai disturbi del comportamento alimentare. Quindi faremo Sì, un bisogna warning grosso e lo specificarlo. ricorderemo sempre in ogni. La Sì, persona di cui sì, sì. stiamo parlando, Marco Mariolini, è una persona malata. Come vede il mondo corrisponde alla sua parafilia, che è la sua malattia. Esatto. Noi riportiamo sempre ciò che dice lui. Sì, sì, Scusate, sì, sì, ci sì. Per quello tenevo a stavo precisarlo dicendo. perché sennò. No, se no si può fraintendere. Dirò infatti spesso chili e altezza, non per una fobia. Anche, però, lui ci tiene tantissimo a indicare Certo, sempre certo. chili e peso delle persone. Quindi ne dirò spesso, insomma, non sempre, ma spesso. Quando parte per il militare, insomma, a 19 anni, quindi partirà militare, snobba Lucia, che insomma non gli è piaciuta tanto per quello che stavamo dicendo prima. Non è sufficientemente magra per i suoi canoni estetici. Però, non avendo avuto, come sperava, durante il militare, delle esperienze né sentimentali né sessuali, e avendo saputo che Lucia si era presa una cotta per un altro, decide che la vuole. La vuole tantissimo, la rivuole. Classico Nard. Ovvio. Cioè, incredibile. Sa per lettere o per telefonate che un ragazzo si era interessato a lei, per cui inizia a bombardarla di telefonate e di lettere per cercare di riportarla a sé quando tornerà appunto dal militare. Marilyn ammette che nei suoi pensieri più scuri, tra l'altro, aveva pensato di tornare, uccidere quell'uomo in maniera abbastanza truculenta, non starò lì a dirvi come, per poi darlo in pasto a Lucia. Mamma mia, Ma sì, Madonna, trigger questo non lo warning. sapevo. Queste, ripeto, sono cose che lui scrive nel suo libro, quindi sempre con le pinze, però ma adesso, quando ha Malatissimo. avuto questo pensiero di darlo in pasto a Sì. Lucia, nonostante fosse una falsa magra, questa cosa mi ha fatto un Sì. Sì, po' è impazzire. malatissimo, veramente. Follia. Probabilmente sarebbe stato capace di farlo. Sì, anche secondo me. Spesso ha questi pensieri ossessivi di uccisione, quindi magari lasciato Poi libero sempre dal. comunque connessi a questa dimensione del mangiare e non mangiare. Sì, esattamente. Comunque Lucia cede e inizia un rapporto definibile come tossico, è forse dire poco, perché è abusante. Ci sono tantissimi maltrattamenti e poi subito dopo la venerazione. Quindi diciamo che il perno è anche, scusate il gioco di parole, la bilancia della relazione e degli alti e bassi era ovviamente il peso di lei, che più scendeva, più lui si innamorava, più saliva, più provava disgusto, disprezzo nei confronti di Lucia. Quindi sono botte, sono schiaffi, sono chiusura del frigorifero, digiuni alternati, insomma, Che una poi è terribile. l'oggettivazione massima di una persona, vederla solo come massa, come peso, cioè neanche come una parte del corpo, no? Che quindi già quella è oggettivazione, ovviamente oggettivazione, ma neanche proprio come, cioè solo come peso, proprio come un Sì, oggetto, come cose che tu come pesi sulla. massa. Sì. Sì, peraltro il gioco sul peso è quello perfetto per un narcisista che costruisce tutto il suo rapporto, come abbiamo visto nelle varie puntate, sul far sentire l'altro sempre in mancanza. E controllare il peso e controllarlo come pretende lui, cioè in realtà a pesi ingestibili, a pesi che il corpo umano non può reggere, gli dà il vantaggio, tra virgolette, di far sentire sempre inadeguata la partner, perché è estremamente difficile, se non impossibile, rispondere al suo ideale. Certo, ma infatti sentirsi in difetto terribile, cioè essendo già una persona che si sta privando del cibo, che è una parte fondamentale ovviamente della vita, e in Sì. più in costante privazione di amore, cioè solamente della privazione in questa storia comunque, sia da parte sua che da parte delle sue varie compagne. Ecco, poi è successo che sta ragazza era corteggiata anche da altri, perché effettivamente era
abbastanza carina, quindi la corteggiavano e siccome io l'avevo praticamente lasciata, io Io. ha cominciato a dar corda a un altro. Innanzitutto a quello lì gli volevo far la pelle e per un anno questo pensiero mi ha ossessionato. Anche dopo che Lucia era da un anno tornata con me, ancora non ero riuscito a digerire questa faccenda e quindi alternavo dei giorni in cui la maltrattavo a giorni in cui mi sdolcinavo per lei, insomma. Cosa vuol dire maltrattato? La picchiavo, Dio, non è che la picchiavo, le mollavo un ceffone magari all'improvviso e La cominciavo picchia. a darle della puttana. Però questo non ha a che fare con la perversione sessuale, questo ha a che fare No, con un dato di qui violenza non interiore. è. Non, sì, chiaramente si scatena la violenza, ma qui è proprio un qualcosa di patologico che evidentemente c'è in me. Mamma mia, che roba forte già, Sminuire anche iniziamo il bene. picchiavo, va la picchiavo quattro ceffoni, cioè come se fosse una Sì, roba normale. e E le davo poi della certo. puttana così, mica le facevo niente. No, non è che la picchia, Certo. non è che la violenza, davo gli schiaffoni, la chiamavo puttana. E Sì, poi infatti si vede. come Sì, usa il verbo scusate. digerire. Io Sì. non ho Comunque digerito quella situazione. il suo atteggiamento. Così sembra sempre un po' uno sfottò, sembra sempre un po' supponente, non so, e mi infastidisce, cioè, vedere questa la sua faccia mi infastidisce parecchio. Se stavo Sì. notando che anche la Leosini ha una faccia molto tirata, devo dire, molto più del cioè la Leosini ne ha viste, però Però lui, secondo sì. me, farà brividire, Sì. farà brividire. Chiede a Lucia di dimagrire drasticamente. Per piacerle. Questa ragazza che diventa sua moglie, ecco, lo accetta senza ribellarsi, accetta questo sacrificio senza ribellarsi. No, una ribellione esplicita non c'era, però si manifestava questa sua ribellione probabilmente a livello inconscio, cioè nel momento in cui lei dimagriva, lei mi piaceva di più da un punto di vista sessuale, di pari passo mi amava meno, quindi acquistavo un patrimonio da una parte e lo perdevo dall'altra, ancora più importante Il però. patrimonio erano le ossa, lo scheletro di questa donna. Patrimonio nel senso di attrazione fisica nei suoi confronti. Io Lei quando appena mi ingrassava sento. di un chilo, lei non. Sì, bastavano pochi chili di differenza, anche perché quando poi mia moglie raggiunse, mi ricordo, i 33 kg. Peso più basso che ha raggiunto, quando poi ritornò anche solo 35-36, non mi piaceva più perché ormai mi ero abituato al suo aspetto a 33 e non riuscivo più a accettarlo. Sì, avevano, sono arrivati a un accordo per cui lei dovesse pesare 33 kg, era il peso perfetto secondo il manuale. Sì, però Puoi arrivata lì basta. ricordare quanto era alta Lucia, solo per far Lucia capire. era alta 1,65 per Ecco. 46 kg di peso all'inizio, arrivò a pesare 33 kg Ecco, durante la relazione con giusto Marco ed è per dare interessante come un'idea. dicevo prima, la definisce patrimonio, cioè definisce il suo essere come un patrimonio, quindi oggettificazione all'ennesima potenza. La Leosini precisa anche, ma come patrimonio? È un oggetto, Sì, sua ma è moglie. evidente, gli scappa da come lui parla, Sì. è evidente che a lui interessa se soltanto l'aspetto sessuale, poi lui capisce, intuisce che non può dire, però poi ne perdevo in amore, questo è importante, però è evidente da tutto quello che fa, È tutto tranne che amore questo. esatto, che non gli importava assolutamente niente Mamma. di quel. Nonostante tutto, nonostante l'ossessione, Marco inizia a lavorare, tra l'altro, un lavoro abbastanza remunerativo, inizia a lavorare come antiquario.
anche abbastanza di successo. Quindi stava spesso in viaggio per lavoro e guadagnava tanti, tanti, tanti soldi, a quello che dice lui, ovviamente. Durante i suoi viaggi lui non perde occasione di guardarsi intorno e cercare di appagare il desiderio di avere o di trovare questa donna magrissima delle sue fantasie. In questo momento di massimo oro luccicante nell'ambiente lavorativo di Marco Mariolini, Lucia rimane per la prima volta incinta e lui dice che siccome non riusciva, Lucia non riusciva più a perdere peso e a scendere più di 35 kg, a cui era 35-37 kg, a cui era arrivata a 33, ma poi aveva ripreso peso, decide che quello è il momento giusto di Lucia per rimanere incinta, perché tanto non c'era niente da fare col suo peso. Ah, però lui decide che lei deve rimanere incinta, cioè quindi lui non si pone neanche il problema, voglio un figlio, Non non lo si pone voglio, no. assolutamente no, anzi, nei suoi pensieri oscuri, chiamiamoli così, voleva mettere incinta Lucia e poi abbandonarla. Che lei avesse portato avanti la gravidanza o abortito, a lui non gliene fregava assolutamente niente, voleva solo farla stare male, cioè lasciarla da sola con un figlio, per lui era la massima punizione per non aver, insomma, per non essere magra a sufficienza. Quindi poco gli importava ovviamente del figlio, Poco gli cioè. importava. Però in un certo momento si ravvede, decide che comunque il lavoro gli andava bene, che doveva provare ad avere una vita normale, ad avere una famiglia. Secondo me c'è questa è un po' combattuto sull'essere malato, quindi sull'essere consapevole di avere dei gusti un po' particolari e di non poterli raggiungere, quindi e di essere una persona più o meno normale, o definibile normale, Beh, e anche per mollare totalmente lavorando, questo punto di comunque, vista. cioè, comunque nel mondo reale era calato, cioè era poi Sì. consapevole Certo. che nell'intimo lui era così, ma che non so se agli amici poteva parlare di questa cosa. Non so neanche se lui non parla mai di amici, non parla mai di conoscenze al di là delle sue donne, insomma, delle donne con cui ha avuto delle relazioni più o Probabilmente meno brevi. chi l'ha conosciuto se ne è tenuto a distanza, perché Abbastanza lontano. effettivamente. Comunque è un professionista di successo, insomma. Dice di aver guadagnato più di 300 milioni di vecchie lire nel giro di pochi mesi comprando e vendendo pezzi di antiquariato in tutta Italia. Quindi penso che contatti col mondo reale appunto ne avesse abbastanza. Non saprei, non ho Se è trovato niente vero di che era così di successo. certo. Se è vero, esatto, tra l'altro, sì, se è vero che era così di successo. Sì, ripeto sempre le cose che leggo nel libro. Per lei la figura sottile, filiforme, era fondamentale Sì, per poter avere un rapporto con una donna. sono stati mesi tragici, non riuscivo neanche a toccarla, a sfiorarla. Provavo un senso di repulsione proprio. Quindi ero costretto, mi sono visto costretto a guardarmi intorno, a cercare altre donne. E lì ho conosciuto le prime anoressiche perché volevo trovare un'amante provvisoria, perché io ci tenevo ancora moltissimo, aspettavo che mia moglie partorisse, dimagrisse nuovamente e Ecco, ma vedere poi. questa donna, ecco, soffrire, spegnersi, ridursi a Ma appunto scheletro. ho rinunciato. Ho Rinunciato a cosa? A rinunciato. cosa? Ha rinunciato alla sua ossessione in quel momento. Ma non è vero, perché ha detto che andava a cercare No. altre donne magre, quindi non ha rinunciato proprio a niente. Voleva dare un po' di tregua a Lucia. Lui questa cosa la dice spesso nel libro. Sembra che quasi le stia facendo un favore Mamma mia, che roba. a non Mamma mia, che tamponarla con uomini. questa ossessione. Però in realtà i cecconi ci sono sempre stati anche durante le gravidanze. Il suo mutismo, c'è cioè sempre il mutismo punitivo, l'ha sempre dato. Certo. E il farle capire di essere disgustato da lei, ci vuole proprio poco a capire che una persona a cui no, cioè, se fai del disgusto a qualcuno, penso sì, fosse un momento tremendo in quella casa. Io non riesco neanche a immaginarlo, forse. Povera Lucia, mamma mia, povera. Però lo dice, infatti, che iniziò a guardarsi intorno, e il primo nome che gli viene in mente nel libro come ricordo della prima cosa bella che vide è questa donna di nome Ulrike, la definisce diversissima dalla moglie, che in questo periodo lui chiamava simpaticamente Cicciona, e invece L'amore. la chiama la Cicciona, mentre Ulrike
che era una donna di un metro, quasi 1,70 m, mi pare, se non erro, pesava sui 25 kg. È stata una visione folgorante per lui, che ancora non sapeva bene cosa fosse realmente l'anoressia. Lui pensava che Cioè, lui queste donne voleva. fossero semplicemente. No. Secondo me, proprio in metà anni 80. Allora, si sposano nel 1980 con Lucia, quindi qua secondo me siamo nell'84-85, adesso non mi ricordo dove. Con l'appunto, lui non sa cosa sia, dice di non sapere cosa dice, che non sapesse cosa fosse l'anoressia. Pensava fossero delle donne semplicemente molto magre e un po' strambe, parole sue. Che quindi non sapeva come funzionava la malattia Esatto. dell'anoressia, che lui Esatto. probabilmente non gliene fregava neanche nulla, nel Esatto, senso che anch'io lui penso cercava così. solo la magrezza assoluta, lui guardava solo, cioè interessava solo quello, poi ai problemi del perché sei magra, a me non mi interessa, Poi diventerà un veramente. problema quando capirà realmente il significato della parola anoressia e la malattia che è l'anoressia. A lui questa cosa farà, cioè, Cioè, darà molti per lui pensieri, sarà insomma, una super parecchio da scoperta, dire. no? Sì, Perché sa dove andare a incredibile. Anche un pescare. po' in negativo, se possiamo spoilerare, anche un po' in una scoperta in negativo, però. Cioè, esteticamente la perfezione, ma mentalmente non ci troviamo. Adesso poi vi spiegherò meglio. Ok. Sì, cioè, comunque lui tendeva a un ideale che aveva in mente solo lui, oltre la parafilia, comunque, da come parla lui, appunto, le persone, le donne non le considera, cioè, non erano persone. No. E voleva solo il raggiungimento di quello che era il suo ideale, il suo piacere, il suo ideale. Quindi, come vede una, appunto, questa che hai detto tu, Ulrike, ancora più marcia, più che si avvicinava secondo al suo ideale, lui già ridimensiona tutto, quindi alza l'asticella anche Certo. lui, no? Certo, perché fa tanti confronti fra il peso di Lucia, che era alta, tot, pesava 33 kg, mentre questa ragazza era riuscita a pesare 25, nonostante fosse anche un pochino più alta della moglie. Cioè, fa continuamente questo tipo di paragoni. È sempre tutto proprio su una bilancia, veramente, veramente. Lui ritiene di avere un radar in mezzo alla folla per riconoscere, vedere se ci sono 10.000, 1.000, 50.000 persone. Punta la persona anoressica. Lui dice proprio di avere un radar per queste cose e riesce a di essere una bilancia umana, riesce a definire peso e altezza, misure di ogni persona che a lui piace e che vede in giro. È impressionante questa cosa. Cioè, a me mi ha un Sì, po' spaventata il suo radar. sì. Quindi tenta a vedere che approcci con altre donne nel corso del tempo delle gravidanze con Lucia, perché Lucia rimane incinta ben 2 volte ed è sempre, a detta sua, una tragedia. Conosce anche la moglie di un avvocato, che però essendo impegnata non era desiderosa tantissimo dei suoi approcci e quindi lui, frustrato e terribilmente rabbioso per non essere voluto, inizia ad avere verso questa donna, non dice il nome, istinti molto violenti, sia di abusi che di violenza sessuale. Nella sua immaginazione questa donna doveva essere stuprata da lui perché non voleva le sue attenzioni. Mamma mia. Terribile anche questa cosa, cioè Sì. potenzialmente pericolosa. Insomma, approccia anche persone che fanno l'autostop, da passaggi in strada, racconta di aver molestato svariate autostoppiste o comunque persone che chiedevano, che erano le fermate degli auto. Insomma, c'è uno storico di abusi e di molestie sessuali Violenza. del Marianino, mai denunciato ovviamente, le cose sono nel tempo prescritte, quindi, ma nessuno ha mai denunciato. Quindi anche lì, ok, sappiamo benissimo che le molestie, gli abusi spesso e volentieri purtroppo non vengono denunciati, quindi non si sa, ma sarà vero quello che dice? Sono così tante le donne che si approcciavano o che comunque a volte dice che si donassero per pena perché lui iniziava a piangere a un certo punto per la paura di fare male a queste donne. Non lo so, sembra sempre tutto un po' onirico nella sua narrazione. Sì, anch'io ho un po' il dubbio che sia un po', forse sì, una specie di delirio, tra mille virgolette, una storia che lui si racconta e forse di cui è anche convinto, che però non lo so quanto sia convincente effettivamente. A meno che non sia veramente un master manipolatore, che riesce a passare con estrema disinvoltura da carnefice vittima. Al punto da convincere quelle che sono di fatto le vittime ad avere pietà di lui. Può Racconta benissimo un essere. paio.
un paio di questi episodi in cui di strattone contro strattone, tentativo di violenza sessuale, lui si blocca, inizia a piangere e la ragazza che gli fa pat pat sulla schiena e si concede Sì, io fino al pat volontariamente. pat sulla schiena potrei anche credergli, non penso sia impossibile, ma che da qui poi se arrivi all'atto sessuale faccio un po' più fatica a crederlo, anche se tutto è Anche possibile io, anche io. naturalmente. Cioè può capitare con una, non dico di no, ma che sia un pattern, non so quanto crederci. Ci vedo un po' del suo delirio narcisistico per cui lui è bellissimo e quindi non gli si può resistere. Comunque, Marco continua con le sue conquiste e frequentazioni a cercare ragazze molto magre in mezzo alla strada, gli autobus, le fermate degli autobus in giro, alcune proprio le ferma in mezzo alla strada e chiede se siano anoressiche, insomma, racconta un sacco di bugie sulla sua vita. Però, insomma, dopo alcune esperienze non troppo soddisfacenti, arriverà alla conclusione, attenzione, che non gli piacciono le anoressiche. Le definisce ingovernabili, anfettive, con troppo controllo di loro stesse e che sicuramente non sarebbero mai dimagrite per amore. E quindi lo snobavano, come snobavano anche la sessualità. Quindi in realtà lui voleva una donna che si distruggesse per lui, non una donna estremamente magra. Volevo arrivare proprio qua, per quello dicevo, non gli piacciono, è il suo canone estetico perfetto, perché 33 kg per lui sono. Figurati dopo sotto i 33, sono proprio la sua categoria di donna. Ma le malate di anoressia hanno comunque una sorta di controllo nei propri confronti. Cioè, io decido di non mangiare, io rifiuto il cibo, rifiuto te, rifiuto l'amore, rifiuto anche semplicemente le amicizie, perché ho anche io un tipo di ossessione, di malattia che mi impone questo tipo di vita. Lui non le vuole, lui vuole una donna che esegua tutto quello che lui comanda. Esatto, lui vuole controllarla, mentre invece Non la vuole una donna donna che che è decide. ipercontrollante su di sé e non ha bisogno una persona anoressica di avere una motivazione esterna per dimagrire. No, lo fa per se E a lui stessa non o vuole questa cosa, comunque. esatto, ma perché? Perché lui vuole il controllo totale. Esatto. Cioè, a lui Totale avrebbe dato e lo fastidio è. se. No, infatti avrebbe dato fastidio, lo dice, perché lui, se le persone anoressiche dimagriscono, ma non per amore, poi amore, cioè, anche lì, cioè, vogliamo parlarne Diciamo. di lui, cioè la parola amore in bocca sua non so neanche come fa a starci, cioè non dovrebbe uscire da solo, non dovrebbe neanche essere capace di formularla con le labbra. Comunque. Non è che cercassi. Sì, ho scritto che cercavo anche un'anoressica, però io effettivamente cercavo di evitarle le anoressiche, perché ormai in quel periodo mi ero reso conto di come fosse impossibile stabilire una relazione con un'anoressica. Quindi, Perché me lo spiego? perché per un'anoressica, per quanto all'inizio si dimostri abbastanza disponibile perché le piace essere corteggiata, essere considerata carina, però non va oltre, cioè rifiuta lei per caratteristiche della sua patologia, della sua malattia, rifiuta il rapporto stabile con una persona, rifiuta il sesso, assolutamente sono ingovernabili, se fanno quello che fanno è perché lo vogliono loro, non lo farebbero mai. Quello di mantenersi magre per amore di un uomo, per il bene di un uomo. Quindi sostanzialmente, insomma, il suo ideale era la donna che avesse il fisico Sì, dell'anoressica e la mente della donna normale. esatto. Mamma mia. Eppure È le ho terribile. sentite, le sapevo già, ma è un po' che non le risento. Sì, è agghiacciante, è agghiacciante. Il suo bene, poi parla del bene. Il bene di che? Per il bene. Lui. Sì, ma il bene di cosa? Ma è incredibile. Ed è lucido, io, a me sembra abbastanza Sì, lucido, cioè lui sa perfettamente quello che sta dicendo, non mi sembra in fase calante, insomma, non mi sembra più lucido. Comunque, Marco continua a viaggiare per lavoro, quindi ha un sacco di possibilità di tradire Lucia, insomma, svariate volte. La sua attività continua a essere molto remunerativa, come dicevamo prima, e Lucia in questo periodo viaggiava sui 37 kg, ci tiene a raccontarcelo, e la loro relazione quindi si può dire che fosse un momento d'oro, però lui non è tranquillo,
lo stavo accennando anche prima, non è molto sereno, non riesce a godersi la famiglia a causa dell'ossessione, dei viaggi, di fermare le donne per strada, insomma, è una roba totalizzante per lui. Quindi decide di iniziare un percorso da una psicologa, a cui chiede se con l'evirazione avrebbe potuto risolvere il suo problema. Come? Cioè, intanto facciamo un percorso, intanto apriamo quella tua testa che ha bisogno di analisi, la psicologa che lo segue poi, ma di tanta analisi, tanta psicoterapia. Posso dire che non ci credo neanche per un secondo? Anche io ho i dubbi, perché non lo so, mi sembra troppo, sembra sempre un vaneggio, un sogno, una roba strana, sembra sempre un suo film. Esagerata, sì, Sì. borderline. Cioè, l'evirazione come soluzione, cioè come una castrazione chimica, ma in che senso? Ma Perché? non risolvi Perché il tuo lui era problema qui. guidato, perché probabilmente lui, cioè, non lo so, essendo una parafilia, quindi c'era eccitazione sessuale, evidentemente, no? Certo. Quindi evidentemente questa parafilia lo muoveva proprio, l'abbiamo sentito, muoveva tutte le sue azioni, tutte le sue scelte, diciamo. Sì, lui definisce la sua condizione, ci tiene per tutto il libro a definirsi un povero ragazzo non compreso, non abbastanza psicanalizzato, non abbastanza psichiatrizzato. Ritiene Sempre in tempo, che la sua parafilia, sì, peraltro, cioè la sua parafilia gli faccia vedere il mondo in bidimensione, cioè c'è lui e la sua parafilia. Cioè, da quello esatto. non si esce, quindi deve fare di tutto per Infatti lui non assecondare esatto, la perché spinta siccome arriva da sessuale. lì, è quello per quello che lui dice virazione, perché è come se tutto partisse da lì, no? Quindi Certo. ovviamente essendo la parafilia una perversione, poi quello che noi chiamiamo perversioni, Sì, accomuna i pedofili lui, insomma, sì, pensa di cioè essere molto sono più simile ai pedofili che ad altri tipi di parafilie. perché è quello che muove, appunto, come hai detto tu, bidimensionalità, quindi non vedere oltre se stesso e questa cosa Che questa lo cosa che deresponsabilizza, attenzione, perché non è colpa sì. sua, è colpa dell'ormone, dell'attrazione sessuale. Lui non c'entra, perché lui aveva detto dovete virarmi e non l'hanno ascoltato, è un modo per scaricare la colpa su altri. La psicologa ovviamente gli dà una risposta negativa riguardo a questo, dice che assolutamente l'evirazione non avrebbe potuto risolvere il problema. E Marco, di tutta risposta, decide di rivolgersi ad uno psichiatra. Ci tengo a dire, perché lui ci tiene tantissimo, durante tutta la sua vita, no, vabbè, da metà della sua vita in poi, da quando insomma iniziano gli abusi nei confronti di Lucia, lui va da psicologi e psichiatri, che però ovviamente sarà una giustificazione per dire avete visto, io comunque i miei percorsi, io ho tentato di farmi guarire, però la società Esatto. non mi caga, insomma, scusatemi. No, gli psicologi non sono bravi, gli psichiatri mi danno le medicine e mi fanno ingrassare 20 kg, dice anche questa roba qua. Cioè lui ha iniziato a prendere delle medicine, l'hanno fatto ingrassare, lui stava tanto male, lui stava malissimo ovviamente. Ho provato con uno psicologo di coppia, che dopo una sua sfuriata dentro lo studio, lui si arrabbia con Lucia, se ne va sbattendo la porta e dice, io spero che non sia vero, che lo psicologo consiglia a Lucia di assecondare le sue esigenze. Cioè se questa è vera, è gravissima. Cioè, da parte di uno psicologo. Cioè, non lo so. Io spero sempre che certe robe veramente non siano vere, siano solamente frutto di suoi falsi ricorci, cioè di cose che lui si sta raccontando per giustificarsi. Io Beh, non ci credo che uno psicologo abbia detto a Lucia di assecondare il digiuno, di assecondare impossibile, le sì. botte. Come poteva saperlo se se n'era andato via? Appunto. Perché Lucia gliel'ha raccontato secondo la sua versione? O che okay. Se se n'era andato via non poteva sapere cosa ha detto lo psicologo? Cioè, gliel'avrà raccontato Lucia, ovviamente, se è rimasta solo lei Sì. nella camera, ma mi sembra assurdo che uno psicologo, un medico, No, esatto. dica una roba del genere, non Penso anch'io so. che ci sia un po' di puzza di rimaneggiamento. Ma è cioè, incredibile. Quindi non ho trovato nient'altro, cioè oltre la sua non c'è nessun'altra versione, Lucia tantomeno si è proprio, cioè non si è mai palesata, giustamente, quindi non sappiamo Una ancora notizia vera. cosa che mi ha colpito, che hai accennato, ma in realtà penso che abbia colpito più o meno tutti quelli che approcciano il caso, è che lui avesse questa ossessione per la magrezza, ma solo per il corpo degli altri. Anche se è vero che lo infastidisce ingrassare, evidentemente, perché hai accennato al fatto che prendendo gli psicofarmaci si era gonfiato e questa cosa lui
viveva male, però lui non si sottopone alle stesse sevizie, diciamo, alle stesse privazioni a No, cui sottopone assolutamente. invece le partner, benché ritenga che quel tipo di corpo sia quello ideale, cioè nella sua appunto parafilia, l'estrema magrezza è desiderabile, però non su di sé. No. No, su di sé no, infatti, non, no. Anzi, lui dice di essere una buona forchetta, Sì, si perché definisce così, sì. generalmente, no, uno, vabbè, non è detto che sia sempre così effettivamente, però se hai questo ideale estetico, mi sarei Una aspettata vestita di che, te, certo. o almeno, cioè, fino a un certo punto, perché chiaramente è insostenibile, però che anche lui avesse cercato la magrezza più estrema possibile. Ma è qualcosa che lui non collega al mangiare, cioè non voglio fare un paragoni assurdi o un po' blasfemi, però secondo questa stessa cosa, allora un pedofilo dovrebbe voler somigliare a un bambino. Non so se mi state seguendo. Sì, no, ho capito quello che Perché dici, effettivamente sì. lui non è vero, anche io volevo fare la stessa riflessione, cioè lui però su di sé era l'oggetto del suo desiderio e Sì. basta, cioè nel senso non per sé, cioè l'oggetto del tuo desiderio può essere anche altro da te, un qualcosa che tu su di te, cioè cosa se ne faceva lui di un corpo magro su di sé quando era l'oggetto del suo desiderio? Mi stupisce perché però lui è molto tagliente quando descrive quelli che non pesano quanto lui ritiene sia giusto che pesano, no? Mentre il pedofilo è attratto da quel tipo di corpo molto immaturo, eccetera. Però non è che dice a una persona adulta: ah, tu fai schifo, sei una mummia, no? Mentre lui dice: tu sei cicciona, una che peserà 40 kg, cioè mi fai schifo, capisci? Per quello evidentemente lui lo collega anche a un ideale estetico. Che però su di sé non impone. Eh sì, perché è estetico per l'oggetto, non per lui. È vero che lui non Comunque. è comunque anche molto magro, c'è da dire questo, quindi non si può dire che. Allora, Ma è durante la come se lui. trasmissione della Leosini, sì, perché poi il video vi racconterò anche perché, però è sempre stato abbastanza pieno, cioè insomma è un uomo alto, grosso, insomma non è mai stato magro, Ah, insomma, ok, io l'ho visto solo dalla a parte in Leosini. carcere, Ok, fra alti e bassi depressivi, fra più o meno psicologi e psichiatri, continua ad avere sempre la solita ossessione di non riuscire a frequentare abbastanza donne magre, insomma, donne che rispettavano i suoi canoni. da qui Continuava a stare con collezionista, Lucia. comunque, da Sì, qui la parola c'è una cosa collezionista. nel libro, c'è proprio una. Sì, proprio ne collezionava. Si ricorda tutti i nomi, si ricorda tutti i momenti, si ricorda tutti i pesi, tutte le altezze. È proprio una collezione, un album, come sfogliare un album. Continua a stare con Lucia, a cui dice e si vanta di aver insegnato anche la tecnica del vomito. Insomma, visto che non riusciamo a tenere sotto controllo il peso quando mangi, meglio che vomiti. E Trigger warning postumo, però vabbè. quindi erano arrivati finalmente all'accordo del traguardo principale dell'inizio, che sarebbero stati questi famigerati 33 kg. Non essendo contento comunque della sua vita coniugale, insomma, figli, moglie e cose varie, decide per conoscere delle donne magre che però ovviamente non siano anoressiche, di mettere degli annunci su giornali e riviste. Tanti lo fanno, l'abbiamo raccontato e lo hanno Vabbè, tanti era il annunciato. momento Eh sì, insomma, degli annunci sui giornali. Saremmo fine anni viene in 80, mente quindi insomma, il cannibale faceva di così. Rothenburg. Sì, altro trigger Esatto. warning. Anche lui però pacato, insomma, chiedeva il permesso, tranquillo. Sì, anche Sì. E lì il legame rispondono era con il insomma. cibo, con il mangiare. Che È c'è? vero. Che succede? È vero. Però mangiare Potevano come dire, mettersi cannibalismo. in società. E anche lì rispondevano dei ragazzi, giusto? Rispondevano svariati ragazzi. A Marcolini Sì. ben una ventina di donne. L'annuncio diceva: sono un commerciante di buona posizione economica. Cerco ragazza tra i 18 e i 50 anni che sia veramente Un magrissima altro e range. anticheletrica. Punto, così. Quindi risponderanno 20 per 20 ragazze a questo annuncio. Ne conoscerà qualcuna, con qualcuna porterà avanti una relazione più o meno breve, da qualche mese, qualche giorno, qualche anno. E a uno di questi annunci però risponde anche Monica Calò, che è la tragica seconda protagonista di questa storia. Siamo nell'ottobre del 1994, mi sono dimenticata di dirvelo.
È l'ottobre del 1994, dicevo, e ad uno di questi annunci appunto risponde Monica Calò. Nel libro la chiama Barbara, volevo precisare, quindi a volte secondo me ogni tanto farò un po' di confusione, la chiamerò Barbara anch'io, perché nel libro non so perché ha voluto tutelarla e le ha cambiato nome. Monica è una studentessa di 25 anni di logopedia di Domodossola. Marco racconta che fu un normalissimo appuntamento in cui dice di essere stato veramente tanto, tanto, tanto sincero. E precisa che le fece vedere anche la foto dei figli e della moglie, quindi Monica comunque era a conoscenza, a quanto dice lui, della sua vita, insomma, che fosse sposato e che avesse due figli e quale fosse la sua fissa. Lei pesava 44 kg in quel momento per 1,72 m, quindi comunque era tanto magra, cioè secondo me. Eh sì, lo era, ma decisamente lontano, lontana dagli Lontano, ideali, sì. sì. Stanno insieme subito dal giorno dopo, infatti passarono la notte insieme in un hotel. Lui continua la relazione con Lucia, ancora non si lasciano. Però la storia con Monica sembra andare bene. Hanno una sorta di amicizia con dei privilegi, insomma, si vedranno 2 o 3 volte al mese durante i primi mesi e ribadisce che fosse veramente una relazione tanto, tanto sincera, che lei sapesse tutto riguardo la sua sorta di patologia e ossessione, e che lui sapeva tutto della sua. Quindi Monica era molto sincera riguardo i suoi disturbi alimentari. Monica passava da trigger warning, dalle abbuffate Mamma estreme mia. al totale digiuno, insomma. Prendeva anche delle pasticche, insomma, per andare di corpo, insomma, cioè, aveva proprio tutto il pacchetto insomma, dei DCA Però, alimentari. nonostante lui non volesse l'anoressica, alla fine. Però Monica non era un'anoressia, Monica passava dalla bulimia all'anoressia. Sotto comunque il cappello dei disturbi del comportamento alimentare, è Certo, evidente, assolutamente. ok? Quindi non era anoressica pura, ma ormai non si fanno neanche più certe distinzioni, Lui ovviamente. Comunque, definisce, dice proprio così, non era un'anoressica pura. ma perché all'epoca c'era la differenza, cioè si tendeva più Sì. a stare in categorie un po' più fisse, adesso si chiamano disturbi del comportamento alimentare. Però, come dire, lui non Esatto. voleva le anoressiche perché diceva che era ammalate, ma. Ma probabilmente il fatto che le anoressiche pure, come le chiama lui, avevano questo controllo su quello che loro decidevano di mangiare o non Esatto. mangiare, diversamente da una persona Monica, che no. invece passa da bulimia a digiuni, che mostra in realtà di non avere di Il fatto il controllo controllo. su questo aspetto. Può essere, sì. Diciamo sì che l'essere una bandierina, cioè di far parte sì ormai dei DCA alimentari, però passare davvero da una ristrettezza alimentare come questo del digiuno, quindi l'anoressia alla bulimia, comunque ti dà un ventaglio di possibilità, un ventaglio di pensieri Sì, magari lui che aveva sì, capito che lei non la aveva rendono più il manipolabile, controllo. secondo me. Esatto, Esatto. Cioè esatto. Lei non la aveva. rendevano comunque manipolabile. Cioè, ok, domani mi sveglio, mi abbuffo, dopodomani sono un'altra persona perché decido che devo stare anoressica. E lui si è inserito in questo spazio, nello spazio ti devo dire io cosa devi fare. Sì, Cioè, ha se tu fai intravisto così, questa certo. potenza su di lei, Ed è sì. incredibile come queste persone riescono, tipo i manipolatori, insomma, io non sono una psicologa, ovviamente, però narcisisti e manipolatori, quel che sono, riescano a trovare precisamente come per Lucia, diciamo fuori onda che Lucia era quello che gli serviva per crearsi il suo personaggio, cioè per crearsi Sì. la sua vera ossessione, per capire perfettamente cosa gli interessasse di una donna. La manipolabilità, cioè io devo plasmarti a mio piacimento. E Lucia fino a un certo punto è stata d'accordo rispetto a questa cosa. Nel frattempo lui ha trovato una persona che invece. Cioè, è davvero il radar. Cioè, queste persone comunque hanno davvero dei radar, secondo me. Cioè, che si trovano nel disagio e nel controllo. Non so come Certo. spiegarlo perché non ho la terminologia Sì, in giusta. questo caso il suo Sicuramente. radar era persone che poteva, cioè che avevano un qualcosa, un problema legato comunque al controllo di una parte della loro vita. In questo caso per Monica era il controllo sul cibo. Esatto. Siamo nel giugno del 95, con Monica organizza anche un viaggio in Sardegna, partono insieme per una vacanza, continuano la loro relazione a quanto pare, a detta sua, idilliaca, e a luglio di quello stesso anno, quindi dopo un mese, si separa definitivamente dalla moglie, da Lucia, che lui dice
di aver voluto lasciare in pace dopo tutto, quella, che la, dopo tutto quello che l'aveva fatto passare, risparmiandola Ah, da mamma altra mia. vita insieme a lui. È incredibile, ogni volta Sì. che leggo questa frase mi vengono i brividi. Cioè, ok, guarda cara, ti lascio andare. E Io tipo, ti scusa, lascio magnanimo, andare, è io certo, ti si prende lascio andare, no? Si prende tutto, anche la, sì, anche la, boh, non lo la so. fine, Io la l'ho fatto io, decisione sì, delle questo fine. incredibile. Perché, come dicevamo, Lucia non era la vittima perfetta di No. Mariolini, anche se si è avvicinata tantissimo e anche che, se, come dicevi, non volontariamente, non direttamente, ma l'ha portato a un passo dall'essere quello che poi è diventato, ma non era lei quella che poteva renderlo quello che è diventato. No, perché dicevamo appunto, Lucia comunque decideva autonomamente quando e come riusciva a dargli corda. Cioè non sempre lei era disponibile a farsi affamare, a farsi pesare, a farsi insegnare a vomitare. Cioè, insomma, gli ha dato delle possibilità che poi comunque lei a un certo punto diceva, beh, bella zio, basta. Non so come, cioè secondo Esatto, sì. me lei ha deciso quando rimane, comunque ha deciso di portare avanti una gravidanza, di farne due di gravidanze, Sì, e infatti a quel se ha punto lei ha deciso. detto comunque c'erano i suoi figli anche, quindi non Esatto, era c'erano i suoi figli, quindi stato doveva lei. anche tutelare se stessa e i figli. Nonostante si può dire che lui l'abbia soverchiata in quasi tutti i modi possibili, è riuscita a mantenere quella briciola di controllo su di sé che l'ha resa imperfetta dal punto di vista di Esatto, Mariolini. perché alla fine sì, non troppo malleabile come avrebbe desiderato. Sarebbe morta, secondo me, se si fosse fatta accerchiare come voleva lui, se fosse Sì. data totalmente a lui, sarebbe morta, o per denutrizione o per altri motivi, insomma. Eh sì. Non gli scatenava quell'amore folle per cui voleva anche quel tipo di controllo, secondo me. Non è mai stato tanto innamorato di Lucia. No, Ed è sposata da esatto. Non è mai poco, come stato dicevamo innamorato di prima. nessuno, eh. Cioè, Di nessuna innamorato sicuramente, certo. no, Di di sé. nessuna sicuramente, ma di sé, sicuramente, però magari di Lucia tantomeno, proprio c'è la scelta per disperazione, per non lasciarla un'altra persona, questa cosa dice Sì, tanto infatti, secondo infatti. me. Racconta che dopo che lascia, si separa legalmente da Lucia, appunto in quell'anno racconta di aver perso quasi tutto, lavorativamente parlando. Beveva, esagerava, era distrutto. Nonostante la relazione con Monica stesse andando, l'ha detta sua, benissimo, il suo lavoro a causa, povero ragazzo, di questa sua ossessione, il lavoro era uno sfacelo. Non riusciva a concentrarsi, non riusciva a fare affari, non riusciva in niente. E arriviamo al punto che, anche metteremo la parte della Leosini, la Leosini. Ci va un po', non la tocca piano rispetto a questa cosa. È qui, in questo momento, che chiede aiuto economico a Monica, che accetterà di prestargli una somma pari a 76 milioni di lire, che ai tempi penso fossero tanto, comunque fine metà anni 90, Sì. 76 milioni ci compravi tanto. Allora, cos'era uno stipendio medio sui 1 milione qualcosa al mese, circa, forse qualcosa di più, 70 milioni, fate il conto, sono anni e anni e anni di stipendio. Certo, comunque Monica aveva avuto un'eredità, insomma, aveva anche degli appartamenti, aveva una famiglia non ricca, però sicuramente avevano avuto delle piccole fortune e le avevano lasciate a Monica. Nella puntata della Leosini che sentiremo, si capisce che lui non abbia assolutamente voglia di parlare di questa cosa, cioè lo tocca proprio nel profondo. Cioè, quasi come se fosse una vergogna dire di essere dipendente da una donna economicamente. Ma il Sì, problema non era quello, cioè il problema è il controllo, il problema è che era tu hai sempre il deciso di controllo. prendere questi soldi e degli appartamenti per farci quello che ti pareva a te e lasciare una Monica assolutamente senza niente. Cioè C'era della della crudeltà, della manipolazione, quando perversione, si del parla di sadismo soldi anche. è manipolazione totale e lui ci rimane proprio male per questa domanda, si vede poi dalla faccia, adesso se volete la mettiamo. Sì, lo metto, lo metto. Io con cura ho evitato il termine sfruttamento, però al processo è stato detto che lei abbia voluto utilizzare Monica anche sul piano economico, che in sostanza lei è stato giudicato come una persona lucida che si faceva in fondo scudo della sua ossessione per approfittare delle persone che entravano a fare parte della sua vita.
Ecco, questa è una valutazione che lei... Se io avessi avuto un minimo interesse al lato economico, finanziario di una partner, sarei andato a cercarmi non una donna magra, ma sarei andato a cercarmi una donna ricca. Quindi questa è una valutazione che lei respinge? Completamente, nella maniera più assoluta. Per me è indispensabile essere io capace di guadagnare, di produrre. Per poterlo fare però ho bisogno di certe condizioni. Queste condizioni sono un legame che mi faccia sentire sicuro, che dia uno scopo alla mia vita. Io me la cercavo una ricca, non me la cercavo magra, me la sarei cercata ricca. Però poi di fatto c'è stato questo prestito di denaro, no? Questo passaggio di denaro. Certo, certo. No, si sì, vede che per lui comunque un punto molto... No, io devo essere io a provvedere. Sì, però... Però in realtà no, perché lui dà la colpa alla sua ossessione, per cui inizia a perdere tanti soldi, inizia a non lavorare, e l'unica cosa da fare era sfruttare questo tesoretto di questa donna, fondamentalmente. La salute mentale di Monica, tra l'altro, in questo periodo inizia a peggiorare, e di pari passo a quella di Marco, che si sente sempre più frustrato, sia dal punto di vista lavorativo, che sicuramente l'alcol non aiuta, le ossessioni, le paranoie. Monica va in cura da una psichiatra e inizia a prendere delle medicine che però a detta di Marco le faranno peggiorare le sue manie ossessive, quindi le peggiorerà sia la bulimia che l'anoressia che seguiva alla bulimia. In tutto questo inizierà a pressarla perché vadano a convivere. C'è questa continua insistenza, richiesta, suon di minacce, suon di ceffoni. Tra l'altro una sera anche davanti all'ex moglie, di fronte a Lucia, che in quel momento lo stava ospitando, perché non avendo una casa, avendo perso un sacco di soldi, non avendo ancora una casa con Monica, Lucia si era data disponibile per ospitarlo per un breve periodo. Quello che lui voleva andare a convivere con lei per cambiare casa, insomma. Lui voleva andare a convivere con lei, ovviamente, cioè, per avere una casa, perché doveva andare via da casa di Lucia, fondamentalmente, come l'adolescente che vuole scappare di casa. Quindi Monica si prende questi ceffoni di fronte a Lucia, che non, a quanto pare non fa niente. Il giorno dopo sta di fatto che Monica accetta di andare a convivere con Marco. E Mariolini ammette che probabilmente Monica aveva una grandissima paura di lui e quindi aveva accettato per evitarsi delle... Non lo so, il peggio, per evitare il peggio dei ceffoni, presumo. Sì, sì. Mi chiedo, visto tutti questi episodi di violenza, perché alla fine sì, lui manipola molto, è bravo anche da un punto di vista psicologico a farlo, però quando non ci riesce, riesce ad avere la meglio con la violenza. E mi chiedo se questa sua ricerca di queste donne così fragili, così magre, non dipendesse anche da questo, perché sono più facilmente, come si può dire, cioè è più facile, soggiogabili anche fisicamente. Fisicamente, certo. Beh sì, essendo fragili, avendo poca forza. Non esatto, sono deboli perché... reagire. Sì. Queste manie di onnipotenza che però, sentendosi, poi sappiamo che i narcisisti alla fine... nel profondo hanno una piccolissima considerazione di se stessi, sì, e ha ragione anche, e quindi probabilmente lui aveva l'ossessione, adesso Madonna facciamo le super analisi, l'ossessione per la magrezza può essere magari ravvisata nel cercare una persona così fragile che anche lui poteva dominarla. Sì, per una donna normale sarebbe stata troppo forte, avrebbe potuto metterlo in difficoltà, poteva restituire quello che lui le dava. Mm-mm. E evidentemente temeva di averla peggio e quindi di perdere il controllo su di lei. Sì, l'ossessiva ricerca per delle donne magre e fragili e deboli, ma proprio in tutti i sensi, perché la fragilità e la debolezza in questi casi è con chi ha problemi di BCA, di anoressia, è proprio la fragilità in tutti i sensi. Sì, hai un controllo, pensi di avere un tipo di emotiva, certo, pensi di avere un controllo, in realtà il controllo è una cosa che qualcosa che ti sta portando a ferire. Quindi non so se tanto controllo si possa parlare di questo, però Monica non faceva parte appunto delle anoressiche che non piacevano a lui, era una persona
con gravi difficoltà e sì, era molto fragile, sicuramente non reagiva alle botte, fino a un certo punto non dice che lei fosse reattiva o si ribellasse, anzi, dice che ha molta paura di lui. Cioè, vanno a convivere perché lei ha molta paura, a detta di Marco, ovviamente, però posso immaginare che sia vero, questo sì. Certo. Sì, esatto, anche perché Cioè. appunto partendo comunque da una condizione già mentale fragile, avendo anche una fragilità proprio fisica, prendersi le botte fa ancora più male, cioè ti senti ancora Certo. più in difesa. Quindi assolutamente su questo non faccio fatica a credergli. L'ho detto un po' con una certa durezza. Che io ho letto negli atti processo che Monica doveva scendere Sì. da 40 a 33 kg. Questa era la richiesta fatta da No, lei. no, no, 33. l'idea mia era quella di mantenerla in buona salute, però poi la tensione che si è creata quasi da sé, no? Negli ultimi tempi, e la tensione che c'era e dall'altra l'attrazione che avevo verso di lei mi ha fatto perdere il controllo. Ma più mi piaceva, più avrei voluto che mi piacesse. E più la costringeva a dimagrire. E più ormai no. Io avrei voluto che si fermasse a un certo punto. Perché lei vedeva che Monica si consumava, Vedevo vedeva che questa ragazza perdeva energie vitali. che esatto, ma soprattutto vedevo che si intristiva, che non era più lei, che non era più quella ragazza allegra, simpatica, così. Il dialogo era cominciato a venire meno. Ma non capiva lei, scusi. Ovviamente non rispondeva più neanche agli stimoli sessuali, era abbastanza indifferente. Ci sono anche i disegnini che lui fa, che parlano della loro relazione, che sono molto interessanti. Lui è sempre una pallina, è sempre è una palla, invece la donna è sempre filiforme, con delle protuberanze. Quali ho le costole? Le costoline, che fame che ho, che fame che ho. Sì, i disegni li passiamo versione Sì. YouTube perché in versione podcast. Non è che non vi perdete niente, se volete vederle andate a vederli su YouTube, su questo video. Non commenterei No, oltre perché sono infatti. molto triggeranti, quindi non, per No, 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 se stasera. li vuole vedere si guarda prima su YouTube. Allora, ovviamente abbiamo capito che idilliaco non c'era niente in questi primi 7 mesi di relazione, perché Marco, appunto, come abbiamo sentito, la costringeva a delle diete folli, a digiuno, la pesava 4 volte al giorno, la prendeva fisicamente di peso, la appoggiava sopra la bilancia. Cioè, No. e lui riusciva ovviamente a tirarsi su una ragazza di nemmeno 40 kg e poggiarla sulla bilancia. La controllava 24 ore su 24, cioè lei era praticamente una prigioniera tutta catene perché subiva un controllo costante. Lui non andava neanche più al lavoro praticamente perché si sentiva sopraffatto dalle sue ossessioni e dal dover controllare Monica, quindi ovviamente perdeva soldi e perdeva tutti i lavori che si era riuscito a recuperare. Trigger warning, ovviamente le procurava anche il vomito, chiedendo prima però il permesso di poterle dare dei pugni nello stomaco. Quindi questa donna era costretta a delle torture, perché non riesco a non chiamarle Sì, torture, no, perché sono sia lo fisiche che so. Sì, psicologiche, sono torture. Questo controllo, questa tortura costante, culmina con l'episodio che ho raccontato all'inizio, quello del ristorante, della fuga dentro la cucina è Monica la donna, ed è Monica la donna che quella sera tornerà a casa con Marco Maiolini dopo la sfuriata al ristorante. che poi anche andare al ristorante e mangiarle davanti, in mezzo a tutti, ma che È roba la prova umiliante! d'amore, classica prova Roba d'amore umiliante! narcisista. Io mangio, tu non mangi perché mi devi dimostrare che mi obbedisci, no? Pensate il senso di colpa. Davanti a tutti poi, perché lì erano in un locale pubblico. La componente dell'esibizionismo in questo, cioè di Sì. guardate, cioè, guardate come la sto comandando, guardate come la sto dominando, guardate come ce l'ho sotto controllo. Io mangio e lei no. Senza nessuna vergogna, senza nessuna neanche paura di essere fermato
non so, da un cameriere che vede che stanno arrivando due ceffoni a una cliente, il minimo sarebbe dire, beh, basta, cioè mettersi un minimo in mezzo. Invece, come dicevamo, nessuno comunque si mise in mezzo, loro se ne andarono via dopo un breve battibecco nel tavolo. No, io non riesco neanche a immaginarmi l'incubo di questa donna, mettere in pratica questo, chiamiamolo siparietto, ovviamente non per denigrarlo, però No, certo. deve essere stato un pensiero dietro. Adesso io arriverò lì, mi farò vedere dalle persone, non lo so, cioè io avrei pensato di, adesso mi faccio vedere cosa succede a casa, perché nessuno lo sa. Esatto, sì. Cioè, speriamo che qualcuno intervenga, speriamo che lui la smetta, speriamo che, boh, non lo so, si vergogni così tanto che mi lasci in pace. Però in realtà una cosa che le diceva sempre Marco era che l'unico modo di liberarsi di lui era farlo fuori. Cioè, quindi c'era questa sorta di passivo-aggressivo e di condanna a morte di questa donna. Cioè, a condanna al non ti libererà mai di me, che è quasi una condanna a morte, secondo me. Sì, beh, certo che lo è. Cioè, questa ragazza viveva un incubo. Quella notte, infatti, a proposito di incubi, dopo essere tornati dal ristorante, ovviamente non finì là. Dopo urla, ceffoni di tutto, Marco la spoglia. Alcuni dicono che la mise a dormire in balcone, nuda, e qualcuno dice semplicemente accanto al letto, semplicemente fra molte virgolette. Lui si addormenta come un angioletto e lei riesce a recuperare un martello che gli diede in testa ripetute volte. Sarebbe stupendo, magnifico, fantastico se questa storia finisse qua, che lei si salvasse, lui morisse. So che è terribile, ma. E invece Marco Marilini non muore, ma finisce in coma. Stopperei qui, faremo una seconda Sì, parte, ovviamente. allora. Siamo nel momento clou, ovvio, e quindi c'è tanto ancora da dire. E quindi, visto che comunque stasera è stato molto coinvolgente e piacevole, intanto comincio già a ringraziarti, Carlotta. Grazie a voi. Quindi, Sara, senza colpo ferire, io direi che non ci perdiamo in troppi preamboli, spariamo un ippopotamo. E vi E lasciamo alla così a prossima. bocca asciutta Sì. fino alla prossima. Che Va ne bene. dici? Ippopotamo. Ippopotamo a tutti, seguiteci sui Ippopotamo. social, eccetera, eccetera. Alla prossima con Carlotta. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie.